In questa seconda puntata vedremo i vari modi in cui il pallone in movimento può essere colpito. In partita questa situazione si verifica spesso, per esempio dopo un controllo a seguire, dopo un passaggio di un compagno o per interrompere un'azione avversaria. Rispetto al calcio da fermo, nel calcio in movimento le parti del piede interessate sono di più. Interno, collo, collo esterno e esterno. Oltre agli accorgimenti visti nella prima puntata, qui dobbiamo prestare attenzione alla velocità della palla, la traiettoria e come ci si avvicina. Con il lavoro e con l'esercizio troverete il vostro modo di calciare correttamente la palla.